bellissimo. È fortunata perché ne deve vedere tante ancora. Infatti, è fortunata. Ma siamo tutti fortunati perché lo scibile umano, per quanto riguarda il cinema, diciamo che possiamo stare tutta la vita a vedere film, per quanto dobbiamo recuperare quello che c'è, che ci hanno lasciato ad oggi tutti i registi, anche quelli meno conosciuti, che sono i migliori. Allora, partiamo con l'argomento, diciamo, il secondo argomento di oggi, in realtà il primo argomento di oggi, perché abbiamo fatto un po' riepilogo prima. No, abbiamo fatto anche i mestieri del cinema. Parliamo un attimo della regia. Io dico regia linguaggio filmico, perché sono due cose molto vicine. Perché per capire bene la regia devo capire il linguaggio filmico, la grammatica cinematografica. Cioè devo capire perché fare una cosa anziché un'altra. Che cosa succede se io faccio una scelta anziché un'altra. Questo è molto importante. Facciamo un esempio banale. Io devo sapere, poi lo vedremo nella fattispecie, devo sapere che se io faccio un inquadratore di un certo tipo, sto comunicando qualcosa. E quindi se io non ho consapevolezza di quella scelta, sto comunicando forse qualcosa di sbagliato. Chiaro? Questo vale per tutto, vale anche per l'attore, per esempio. Lo vedremo domani. Però sappiate che le scelte, quando non sono consapevoli, rischiano di far passare un messaggio sbagliato e quindi di allontanare lo spettatore da quello che era il tema iniziale, da quello che era la sceneggiatura, da quello che era il messaggio che volevo che passasse da questo pezzo di carta qui, da questa Bibbia che è quella che c'è alla base del film, ok? Ed è grave quando faccio un film comico e la gente piange, o quando faccio un melò e la gente si diverte da pazzi. C'è qualcosa che non va se succede questo. Detto questo, passiamo un po' al linguaggio filmico e alla regia. Allora, intanto capiamo che cos'è quello che sta alla base di un film. Che cosa c'è alla base di un film? Qual è l'unità di misura di un film? Se volessimo, ad esempio, questo schermo qua, l'unità di misura di un monitor qual è? Per chi un minimo, il pixel, ok? E del cinema e del film qual è, secondo voi, l'unità di misura? La pellicola è più che altro lo strumento sul quale, il mezzo sul quale, ok? Ma l'unità di misura, la base di un film, che cosa c'è? La parte più piccola di un film, qual è? Perfetto, l'inquadratura. Cioè, se vogliamo praticamente ridurre ai minimi termini un film e capire cosa c'è alla base di un film, la parte più piccola di un film, c'è l'inquadratura. Ok? Che cos'è l'inquadratura? Tutte quelle che abbiamo visto noi adesso erano inquadrature. In alcuni casi erano inquadrature montate tra di loro a formare, mi sa che lo dicevamo ieri, una sequenza. Cioè, perché più inquadrature montate tra loro, messe insieme, immaginate come si faceva una volta con la moviola, proprio col pezzo di scotch, purtroppo non una pellicola, immaginate questi qua che sono due pezzi di pellicola, ok? Sono due inquadrature, io le unisco tra di loro, col pezzo di scotch si faceva una volta nella moviola, le unisco tra di loro, oggi lo facciamo col computer, e viene fuori un insieme di inquadrature, che viene chiamato sequenza in gergo cinematografico, ok? Allora, capiamo un attimo che cos'è l'inquadratura. L'inquadratura non è altro che la rappresentazione in un certo lasso di tempo, tempo e spazio, di un concetto, ok? Prendiamo per esempio, intanto l'inquadratura quando inizia e quando finisce. L'inquadratura inizia e finisce, poi vi spiego meglio, da quando il regista dice azione a quando il regista dice stop. Prendiamo con le pinze questa cosa qua, perché in realtà non è vero, perché quando si va in montaggio spesso e volentieri si taglia anche un po' di più rispetto all'azione, o molto prima dello stop. Però comunque prendiamo per buono il fatto che tra azione e stop c'è l'inquadratura, d'accordo? È chiaro questo discorso qua. Facciamo l'esempio, lui è l'attore, ovviamente la mia valletta, lui è l'attore e deve fare un'azione, deve alzarsi e andare... che ne so, a prendermi quel microfono, ok? Io piazzo la macchina da presa, posiziono la macchina da presa, quindi ho deciso in che modo riprendere lui che fa questa azione, do l'azione, lui si alza, fa tutta quanta l'azione, prende il microfono e do lo stop. Tra l'azione e lo stop c'è l'inquadratura, ok? Poi io posso prendere questa inquadratura qua, unirla a un'altra, tipo che ne so, la seconda inquadratura che faccio,
dopo lo stop, un'altra inquadratura che faccio è lui che ha preso il microfono, che lo porta magari ad Annalisa, ok? Quindi darò un'altra azione, un altro stop, ma è un'altra inquadratura. Se in montaggio queste due inquadrature qua le metto una attaccata all'altra, faccio una sequenza, ok? Chiaro? Io qua ho una mia scaletta di cose da dire. L'inquadratura è una porzione di spazio, ok? Delimitato da che cosa? Quando andiamo al cinema, che cosa abbiamo davanti a noi? Abbiamo uno schermo cinematografico, ovvero? Questo è un concetto che possiamo in qualche modo mutuare con il teatro. Che cosa abbiamo davanti a noi? Uno schermo che ha dei limiti, no? Quali sono i limiti dello schermo? I limiti dello schermo. Abbiamo uno schermo che ha dei limiti, che sono? E poi? Okay, abbiamo un quadro. Abbiamo un quadro, lei ha detto il termine è perfetto, il quadro. Tant'è vero che si dice messa in quadro, si chiama inquadratura. Abbiamo proprio questi quattro limiti, due orizzontali e due verticali, che racchiudono proprio una porzione di spazio. Questo qui è la base del mestiere del regista. Perché, che cosa vuol dire inquadrare? Intanto distinguiamo il documentario, distinguiamolo dall'opera di fiction. Nel documentario noi che cosa facciamo? Stiamo riprendendo quello che accade senza interferire negli accadimenti, ok? Io vado a riprendere un leone nella foresta, mi nascondo con la mia videocamera e il leone fa quello che vuole. Che cosa vuol dire invece opera di fiction? Vuol dire in qualche modo ricostruire la realtà e far accadere quello che voglio che accada. È chiaro? Cioè io non posso fare un film e dire all'attore fai quello che vuoi. Ti riprendo, fai quello che vuoi. No, io gli dico quello che deve fare e che sto facendo io? Sto in qualche modo riproducendo la realtà, ok? Ma comunque la sto riproducendo io, cioè sto intervenendo e sto decidendo sulla realtà. Cioè sono un po' un creatore, sono un po' Dio. Il regista è un po' come Dio, no? Cioè decide quello che deve accadere. Ho detto una cosa forse troppo, un po' blasfema. Però per rendere l'idea, il regista decide quello che deve accadere in quella porzione di spazio. E quindi se il regista decide quello che ci deve essere in quella porzione di spazio, appunto perché è limitata, che sta facendo il regista? Sta facendo una scelta. Cioè io posso decidere, ad esempio, inquadro lui, siccome sono limitato perché ho una porzione di spazio, io posso decidere che cosa inquadrare, cioè che cosa far entrare in questo quadro. Posso far entrare per esempio la sua faccia. Da dove a dove la faccio entrare? Decido io, con la messa in quadro, ok? E se voglio inquadrare un piede, ovviamente faccio una scelta di un'altra porzione di spazio, ma la faccio io la scelta. Il mio limite è solamente il discorso dei quattro lati della porzione di spazio, ma ogni volta che faccio un'inquadratura sto facendo una scelta. Il mestiere del regista è un mestiere fatto sempre costantemente di scelte. Ok? Il bravo regista è quello che fa ovviamente le scelte giuste in funzione della storia, perché tutto quanto è sempre in funzione della storia da raccontare. Va bene? Domande su questa cosa qui? Infatti una cosa che consiglio spesso e volentieri a chi si approccia al cinema è proprio di costruire con un cartoncino, no? Di costruire un rettangolo bucato, come se fosse proprio un visore, un viewfinder di una camera, e di guardare il mondo attraverso questo rettangolo. Perché noterete comunque che già fate un esercizio di messa in quadro, di scelte, no? Fate un esercizio fatto di continue scelte, di cosa racchiudere in questa porzione di spazio. Infatti, Hitchcock nella finestra sul giardino. Sul cortile. Sul cortile, sì. Vabbè, poi ci sono varie quando viene tradotto. Fa un braccio di 9 metri. Sì. Che piano piano inquadra James Stewart, come vedeva lui la realtà, un po' molto, molto pazza, molto folle. Vabbè. Hitchcock era un regista dei più, era uno che diceva, io praticamente quando vado sul set so già come sarà il film, poi, cioè so tutto. Lui era molto scrupoloso, non lasciava veramente niente al caso. Infatti vi consiglio di vedere i film di Hitchcock, a prescindere da tutto, perché sono dei capolavori assoluti.
Allora, dicevo, quindi quando comincia nella sequenza, dove finisce un'inquadratura, ne comincia un'altra, ok? E prima di un'inquadratura ce n'è sempre un'altra, tranne che non sia la prima inquadratura in assoluto, ovviamente in quel caso è la testa del film, perciò non c'è niente prima. Parliamo adesso torniamo un attimo al discorso dei quattro lati, della porzione di spazio. Quando noi guardiamo un film, lo accennavamo anche ieri, quando guardiamo un film stiamo guardando immagini semoventi, illusione di movimento, per chi c'era ieri parlammo del fatto che noi quando guardiamo un film in realtà non stiamo veramente vedendo qualcosa che si muove, ma sono dei fotogrammi, immaginate delle fotografie che si riproducono molto velocemente tra di loro, che scorrono tra di loro al ritmo di 24 fotografie in un secondo. Come quando eravamo bambini, qualcuno lo fa ancora, e giocavamo con quei libricini vi ricordate, dove c'erano i pupazzetti disegnati che facevamo in questo modo qua e si muovevano. Non è che si muovono davvero, c'è l'illusione del movimento, perché ogni fotogramma differisce dall'altro di quel tanto che basta per far andare, creare l'illusione del movimento, data dal fatto che, dicevamo ieri, dal fatto che comunque tutti quanti noi abbiamo in qualche modo, e questo è divertente, perché il cinema esiste grazie al fatto che abbiamo un difetto congenito, il fatto che nella retina l'immagine, invece di quando guardiamo qualcosa, rimane impressa non solo quando la vediamo e quando la togliamo si ripulisce la retina, ma quando togliamo qualcosa davanti all'occhio rimane impressa per un attimo in più rispetto a quando l'abbiamo tolta. Si chiama persistenza retinica questo fenomeno. Quindi grazie al fenomeno della persistenza retinica noi riusciamo ad avere questa illusione del movimento guardando un film. Perché detto questo? Perché stavo introducendo il fatto che quando guardiamo uno schermo in un film abbiamo l'illusione di che cosa? Della tridimensionalità di quello che stiamo guardando. Vediamo se al volo becco un'inquadratura. In storia del cinema. Qualche domanda mentre io cerco questa cosa? Ah, qua non si possono vedere le anteprime. Allora, Stiamo vediamo. mantenendo. Oggi siete molto calmi. Vi voglio scalmanati, Si vi stava voglio. riscaldando, Siete scusa. riscaldando come proiettore. Allora, vediamo se becchiamo un'inquadratura. Che brutto che non si. Una parte terza, diciamo. Perfetto. Quindi per dare la maestosità del contesto, perché quello è girato in una chiesa, Certo, però senza ovviamente. andare, perché ho preso uno a caso, ma vi volevo solamente far vedere come in quella inquadratura, ho scelto uno a caso, ma comunque era molto funzionale, come in quell'inquadratura comunque fosse presente anche una terza dimensione, che teoricamente è impossibile, perché comunque alla fine lo schermo è bidimensionale, cioè un pezzo di carta è bidimensionale, non ci posso far andare qualcosa che abbia una vera terza dimensione, posso creare l'illusione della terza dimensione. In che modo? Con la prospettiva. Io vi ho portato delle cose. Ovviamente io non sono un architetto e non sono neanche un ingegnere, quindi vi farò giusto così vedere, magari se ci vuole fare una lezione l'architetto che abbiamo qui con noi. Allora, vedete questa immagine? Questa immagine praticamente è una serie di linee che confluiscono praticamente in un unico punto. Cioè se noi prolungassimo tutte quante le linee, purtroppo vediamo se col mouse, vedete il mouse, la freccetta? Questa linea qui, prolungandola, va a finire in questo punto. Questa linea, lo stesso, tutte le linee del disegno vanno a finire in un punto unico, che si chiama appunto punto di fuga. Ok? E abbiamo anche questa linea qui orizzontale che viene chiamata linea di terra. D'accordo? Usando questa tecnica, cosa ho combinato qui? Usando questa tecnica qui, che è una tecnica pittorica, confermi architetto? Usando questa tecnica qui possiamo creare proprio un'illusione della terza dimensione. Infatti, questo disegno sembra non bidimensionale, ma sembra che abbia proprio una profondità anche molto notevole, no? Prendiamo altre immagini tra quelle che ho portato. Mi sta mancando molto il Mac. Ecco, qui si vede ancora meglio, no? Perché ci sono ancora le linee abbozzate sul disegno. Guardate un attimo, c'è sempre la linea di terra che praticamente corrisponde al punto di vista di chi sta guardando dell'osservatore di questa immagine e abbiamo poi tutte le linee del disegno, fateci caso, che confluiscono in un unico punto.
appunto il punto di fuga, perché tutte le linee del disegno prolungate, ma veramente tutte, fateci caso, tutte le linee del disegno vanno a finire, no, in questo incrocio qui. Questa si chiama prospettiva. Ovviamente, ripeto, presa da, mutuata dalla pittura, portata nel cinema e funziona, perché poi abbiamo delle inquadrature che ci fanno credere che effettivamente non sia uno spazio bidimensionale quello, ma sia uno spazio tridimensionale. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Ecco, una fotografia. Vedete? Su un computer, su uno schermo che comunque è bidimensionale, ma ci sembra di avere davanti proprio un'immagine tridimensionale. Già lo capirono i pionieri del cinema, perché vi faccio rivedere questa inquadratura. Vediamo se la becco. Eccola qua. Questa è la famosa scena dove c'è la leggenda degli spettatori del cinema che si alzarono e scapparono dal cinema perché avevano paura che il treno entrasse, attraversasse lo schermo e entrasse nella sala. Se vedete le comiche, c'è anche la parodia di questa cosa. Ecco, vedete questa immagine? Questo è uno dei primi, delle prime opere cinematografiche, documentaristica ovviamente, dei fratelli Lumière, che è l'arrivo di un treno alla stazione, documentario perché non c'è manipolazione della realtà. Vedete come già in questa inquadratura è presente, no? È presente il concetto di prospettiva. Perché l'operatore poteva riprendere tutto quanto frontalmente o lateralmente, quindi schiacciare le linee, d'accordo? Se io riprendo questa inquadratura qua, invece che in questo modo, vedete che ci sono tutte le linee che confluiscono, guardate, nel punto di fuga che è praticamente qui, ok? Io potevo riprenderla per esempio lateralmente e avrei creato un'immagine molto più bidimensionale rispetto a questa. Invece in questo modo abbiamo il treno che man mano che si avvicina diventa più grande, quindi crea l'illusione dell'arrivo del treno reale, tant'è vero che si dice che ci fu questo spavento generale, questo caos generale, tutti quanti che si alzarono per scappare dal cinema. Sembra che il treno stia realmente arrivando verso di noi, in realtà, grazie alla prospettiva, riusciamo ad avere questa cosa su uno spazio bidimensionale. Ok? Qualche domanda? Ovviamente io non sono un esperto di prospettiva, però magari mi aspetto una domanda dall'architetto. Tutto chiaro? Sono stato bravo. Grazie. È dura quando hai una persona competente in sala, eh? Intanto abbiamo solamente accennato. Abbiamo accennato, non abbiamo approfondito, però sarebbe interessante, e vi consiglio di farlo, studiare proprio cos'è la prospettiva, per capirla appieno, per sfruttarla appieno come registi. La prospettiva. Vedremo in tutti i video che vedremo oggi, che saranno parecchi, perché voglio farvi vedere parecchia roba. In tutti i video che vedremo noterete che c'è sempre l'uso della prospettiva, l'uso intelligente della prospettiva. Ok? Parliamo adesso di un altro concetto che è filmico e profilmico. Sembrano parole complicate, però ci servono per capire un po' il linguaggio cinematografico. Allora, tutto quello che sta davanti alla macchina presa, che quindi entra nello spazio scenico, entra nell'inquadratura, nella porzione di spazio, viene chiamato profilmico, come dice la parola stessa, pro, no? Che fa parte del filmico, della narrazione. Quindi tutto quello che è davanti alla macchina presa, nella porzione di spazio, viene chiamato profilmico. Ok? Qualche cosa è chiaro? E il nome magari che può essere un pochino ostico, però profilmico, che fa parte della narrazione. Tutto quello invece che il modo in cui vengono rappresentate gli elementi che noi mettiamo nella porzione di spazio viene chiamato filmico. Ok? Diciamo che il profilmico è il cosa, mentre il filmico è il come, volendo sintetizzare un po' il tutto. E qui abbiamo dei concetti che sono quelli di angolazione, di campo e fuoricampo, di piani oggettivi e soggettivi, che adesso vedremo. Entriamo un po' di più in quella che è la regia. Cominciamo a vedere un pochino il discorso di campo e fuoricampo. Abbiamo già visto prima che il campo è tutto quello che sta nella porzione di spazio. Il fuoricampo è tutto quello che viene lasciato fuori, quindi che non fa parte della scelta. Però attenzione, non stiamo parlando di una fotografia o di un quadro. Stiamo parlando di un film e quindi immagini in movimento e tutto quello che è fuori campo, grazie alla scelta del regista, può entrare in campo. Cioè, vi faccio l'esempio.
Io sto inquadrando il mio assistente, il mio figlio assistente, lo sto inquadrando, ok? Nella scena c'è anche lui, che è il boss che lo vuole uccidere, no? Sta guardando in Cagnesco e quindi vorrebbe ucciderlo, sta studiando le mosse di Domenico. Io sto inquadrando Domenico, quindi che succede? Che Domenico è in campo, mentre Lorenzo è fuori campo. Ma cosa posso fare io come regista? Posso fare una panoramica, poi vedremo cos'è la panoramica. Cioè posso fare un movimento senza dare stop, un movimento nella stessa inquadratura in cui praticamente faccio questo. Che cosa faccio con questa operazione? Faccio diventare il campo fuori campo e il fuori campo lo faccio diventare campo. È chiaro, quindi tutto quello che è fuori campo non è detto che debba essere per sempre, ma può di diventare campo. Uno. Seconda cosa, tutto quello che è fuori campo è vero che io non lo vedo, ma lo percepisco. In che modo lo percepisco? Ad esempio, io inquadro Lorenzo, d'accordo? Sempre scena, lui che sta mangiando tranquillo, non sa che il killer assoldato dalla mala vuole ucciderlo, sta per ucciderlo. Io inquadro Lorenzo e non inquadro lui. Lorenzo sta guardando ovviamente la sua vittima designata, quindi sta guardando dove? Sta guardando fuori campo. E quindi se lui guarda fuori campo, che cosa mi sta suggerendo? Cioè che cosa mi sta dicendo a me spettatore? Mi sta dicendo che esiste un fuori campo. Perché sta guardando fuori dalla porzione di spazio e quindi che cosa fa il fuoricampo sullo spettatore? Gli fa porre domande. Se io vedo lui che guarda fuori, e ovviamente non è che guarda così distratto, ma sta guardando in un certo modo, guarda interessato, guarda ha lo sguardo di chi sta studiando qualcosa, che cosa penso io come spettatore in quel momento? Ma che sta guardando? Cioè mi faccio delle domande. Ma perché sta guardando da quella parte? E perché sta guardando in quel modo? Ma chi sta guardando? Ma sta guardando una persona, un oggetto, che ne so, un monumento, e quindi mi faccio delle domande. Ecco perché il campo e fuori campo è molto importante nel concetto di linguaggio filmico e di regia. Perché se io regista so che il fuori campo fa, quando ovviamente usato in un certo modo, fa porre allo spettatore delle domande, lo posso utilizzare a mio vantaggio. E quindi partiamo di nuovo da questa cosa. Sguardo che guarda fuori campo e quindi mi fa capire che fuori campo c'è qualcosa di collegato che interessa al personaggio. Oppure io inquadro lui, a un certo punto, ok, sentiamo delle campane. Che cosa succede? Che queste campane da dove arrivano? Io non le sto inquadrando le campane che suonano. Quindi che succede? Descrive un contesto, diciamo. Che dal fuori campo mi arriva qualcosa. E quindi io capisco dal rumore delle campane, io sto capendo che esiste un fuoricampo. Sto capendo, per esempio, che lui sta nelle vicinanze di una chiesa. Oppure se sento che ne so, delle. Come scusa? Perfetto, Quando sono anche strategie di corto. lei ovviamente va a scuola, quindi sa tutti quanti i termini precisi. Però in questo caso, attenzione, non è extra diegetico questo. Perché fa parte della diegesi, cioè fa parte del racconto. Sarebbe diverso, tanto lo vediamo tra un attimo, non accendo neanche perché lo vediamo tra un attimo, diegetico, extradiegetico. Torniamo a noi, campo e fuoricampo. Quindi posso suggerire il fuoricampo come con lo sguardo, abbiamo detto, con un suono per esempio, oppure che altro posso fare secondo voi? Un suono, quindi un suono, rumore, eccetera, eccetera. Quello è per diciamo invertire, far diventare il campo fuoricampo e il fuoricampo campo. Quindi faccio un movimento di panoramica, per esempio, e inverto il campo e il fuoricampo. Ok? Oppure, per esempio, che altro posso fare? Secondo me oscuri tutto e E ci togliamo qualunque tipo di problema. Per esempio, posso, immaginate una persona, ora vi faccio vedere un video, ogni tanto oggi vedremo parecchi video interessanti. Ad esempio, posso fare una cosa, posso, immaginate che lui, sempre la mia valletta, immaginate che Domenico, è davanti ad una porta. L'ottica è un'altra cosa, la vediamo tra un attimo. Parliamo di quello che metto nella porzione di spazio e quello che lascio fuori dalla porzione di spazio. La scelta, vi ricordate? I quattro limiti. I quattro lati diciamo, del rettangolo, dello schermo cinematografico. Immaginate lui davanti a una porta, ok? Che cosa, però la porta la vediamo comunque. Grazie.
Che succede? Che la porta, che cosa è in realtà? È un È un limite. E che cosa c'è oltre la porta? C'è un'altra realtà, diciamo. Un'altra realtà sembra tipo un film. Come? C'è tutto un mondo, ma è un mondo fuori campo, ok? Che però noi percepiamo. Immaginate che lui è davanti ad una porta, a un certo punto sentiamo dei passi. Sentiamo un campanello suonare con dei passi. Che succede? Che il fuoricampo, quello che è oltre la porta, in qualche modo noi lo percepiamo e quindi il fuoricampo diventa attivo. Cioè sentiamo che è vero che non lo sto inquadrando, ma esiste qualcosa oltre quella porta, che in questo momento qua io non posso vedere. Ok? Concetto molto importante, quando si parla di inquadratura, e su questo veramente lo sottolineo mille volte, quando si parla di inquadratura abbiamo detto che si fanno delle scelte. Ecco, fermiamoci un attimo a questa cosa qui che è il lavoro del regista. Le scelte non vanno mai fatte a caso. Il lavoro che fa il regista è questo, di prendere la storia, di prendere la sceneggiatura e di cercare di capire come raccontarla. Sappiate che il come raccontare è praticamente infinito. Cioè immaginiamo sempre di dover inquadrare lui. Io lo potrei inquadrare frontalmente, lateralmente, dall'alto, dal basso, a che altezza, perché ovviamente ho una miriade di possibilità, potrei a quest'altezza e così via. Posso inquadrarlo da oltre un vetro, posso inquadrarlo da sotto il pavimento. Cioè ho veramente 50 miliardi di possibilità. Ecco perché è importante il lavoro del regista. Perché il regista fa delle scelte costantemente e a seconda di come fa le scelte racconta la storia meglio o peggio, in maniera più artistica o meno artistica. Se noi dovessimo far fare un film che vi piace, che ne so, parliamo di un film che tutti quanti conosciamo, Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, se dovesse farlo Scorsese, farebbe un altro film. Che magari sarebbe anche più bello o meno bello, non lo sappiamo. Ma stessa storia con due registi non viene fuori uguale, viene fuori un altro film. È chiaro? Mi viene in mente Shining, che quando venne, dopo che venne realizzato da Kubrick, l'autore perché è tratto da un romanzo edito che è Stephen King, si indignò quando vide Shining. Grande capolavoro che dovete vedere se non l'avete visto. Si indignò, non gli piacque Shining e decise di rifarlo. Lo fece lui Shining. Quindi stessa storia, fatto da King. Uno è un capolavoro assoluto, il film che avete visto forse con Jack Nicholson di Kubrick. L'altro è una porcata. Oppure Stesso racconto, cioè parliamo di storia uguale. King. King. Sì, si chiama Shining. È un film per la TV in due puntate, in due parti. Una porcata. Soggettivo, però secondo me è una porcata. Oppure mi viene in mente I soliti ignoti fatto da Mario Monicelli e poi l'altro remake fatto da un regista che non conosco americano che si chiama Welcome to Commonwealth con George Clooney che fa la parte di Totò, ovviamente nulla. Non parliamo dei remake, perché io sono un po' allergico ai remake. Quello che volevo dire, una domanda, Sì. cioè il regista nelle scelte che fa, nelle rivoluzioni che fa, come si deve, cioè deve tener conto, del pubblico, Bella domanda, lui fa sempre belle domande. cioè metto in essere, quindi sulle inquadrature, sulle scelte, due registi, per esempio, Pietro Germi in Divorzio all'italiana e Quentin Tarantino in Django Unchained. Cioè, allora, Pietro Germi scherza molto, cioè facendo fare a Mastroianni il tic con l'occhio sinistro. Invece, Django, Quentin Tarantino ha una visione abbastanza cruda, quindi tutte quelle inquadrature Per quanto di anche lui è molto ironico, anche Tarantino ci dà, diciamo che esagera così tanto da far diventare grotteschi, quasi al limite del grottesco alcune cose. Sì. Mi viene in mente in Django la parte finale in cui spara la tipa che vola praticamente come se l'avesse fucilata con una palla di cannone. Cioè anche lui Ecco, ci gioca molto. quanto può contare questo rispetto a chi si approccia a vedere il film, quindi una persona che è piena di giudizi, no, per esempio io ascolto Ennio Morricone e dico io non voglio mai lavorare con Tarantino perché è una persona molto particolare.
E nella descrizione di questa domanda che voglio fare, non so se tu hai visto Disastro a Hollywood con... Forse non l'hai Mi trovi visto. impreparato. Hai beccato tutti che non ho visto. Con Robert De Niro. E lì c'è un... Lo vedrò comunque, io prendo appunti mentre lo vedo. E lì comunque c'è una parte che fa Sean Penn e Robert De Niro si trova a fare proprio il capo della produzione. Ecco perché si chiama Disastro Hollywood, perché poi gli va male il film. Quindi quanto conta diciamo il pubblico? Allora, intanto sempre, io rispondo sempre con dipende, perché è tutto soggettivo, ogni regista ha, diciamo, ha il suo modo di lavorare. Intanto non prendiamoci in giro, cioè quando fai un film sai benissimo che andrà poi, cioè non è come un quadro che puoi anche fare per te stesso, cioè tu fai un quadro perché vuoi tirar fuori un'emozione e quindi ti prendi la tela, dipingi e poi non lo fai vedere a nessuno, lo metti nel cassetto. Questo lo potremmo fare anche con un film, ma già il fatto che comunque il cinema è uno sport, diciamo sport, di squadra, mentre con la pittura sei solo con te stesso, già rende il tutto diverso. E quindi comunque quando fai un film tu sai che andrà davanti a uno spettatore, che verrà poi, cioè che arriverà ad uno spettatore, quindi non puoi non tenerne conto. Il discorso è quanto tenerne conto. Cioè, ovviamente i film più commerciali ne tengono conto parecchio e quindi magari, che ne so, lasciano tutto quanto molto esplicito, non vanno nel non detto, nel non comprensibile, ma tutto quanto è esplicito, tutto quanto è chiaro, non ci deve essere niente di... Cioè, non ti devo far pensare perché ho paura che se pensi non capisci, per intenderci, no? E quindi è il famoso film che ti tiene un'ora e mezza, che ti diverti, esci e ti sei dimenticato che film hai visto. In quel caso una scelta estrema l'hai fatto praticamente per lo spettatore, ma anche solleticando un minimo, io lo chiamo ruffianeria, in qualche modo assecondando in tutto e per tutto quelli che sono i gusti proprio del popolino, della maggior parte della gente. Quando invece vuoi fai un film come Arancia Meccanica, facciamo un esempio, sai benissimo che stai facendo qualcosa che creerà ovviamente in chi lo vede dei sentimenti contrastanti. Sai benissimo che non tutti ti diranno bravo, che molti ti diranno ma che cavolo hai fatto, ti metteranno anche alla berlina, ma comunque sai benissimo che qualcuno lo vedrà il film. Cioè non è che Kubrick fa un film e dice vabbè lo faccio per me stesso, chi se ne frega dello spettatore. Secondo me alla base c'è sempre il discorso di far passare quello che sta nella storia. E poi le scelte fanno la differenza. Dipende anche da quanto la produzione ti fa essere indipendente, da quanto ti dice sei libero, puoi osare, e quanto invece ti dice no, scusami, questa cosa non si capisce, rischiamo che non si capisca, falla capire. Quindi metti la battuta, che viene chiamato lo spiegone in genere, metti la battuta in cui l'attore spiega quella cosa che forse non si capisce. Metti l'inquadratura che ti fa capire meglio quella cosa. Non osare troppo, perché rischiamo che lo spettatore esca dal cinema dicendo ma che è sta cosa, non ci vado più a vederlo, non lo dico a nessuno. Non so se mi sono spiegato. E quindi diciamo che di solito la tua risposta è che i film più dei registi tipo Scorsese, Tarantino un po' di meno, che ne so, di Kubrick per esempio, osano parecchio, osano tanto. Mentre se vai a vedere un film di, che ne so, di... Ma perché devo fare i nomi? Non faccio nomi. Se vedi film più commerciali osano un po' di meno, giocano un po' col sentimento facile, magari col fatto che ti fanno commuovere perché usano quello stratagemma, magari la musica, no? Perché con la musica non ci vuole molto a far commuovere una persona. Metti Morricone che ti fa che so, una cosa orchestrata di un certo tipo e piangi anche se inquadri un tostapane. È chiaro? E quindi sono quei trucchetti un po' ruffiani che ti rendono il film più commerciale in qualche modo. Però ho risposto alla tua domanda, non so, boh, forse sì, forse no. Sì, cioè io credo che poi alla fine sia proprio l'ingegno È tutto del quanto regista. legato, è soggettivo, è tutto soggettivo, Forse legato. domani pomeriggio sarà Capirai qualcosa più in più. concreto, sì. Allora, quindi non vi dimenticate che nel momento in cui un regista fa un'inquadratura, sta scegliendo che cosa inquadrare, come inquadrarlo e sta cercando di capire
facendo quella scelta lì, che cosa arriverà dall'altra parte? Cioè, che emozione darò allo spettatore facendo questa scelta? Quindi pensate molto prima di fare l'inquadratura. Non piazzate la macchina a presa così, dove capita. Proprio occhi chiusi, ok, qua. Cercate di capire, leggete bene la scena. Cercate di capire anche i sottotesti, cioè quello che non passa, quello che non è scritto, ma viene fuori da sotto le parole, da sotto quello che guardiamo. E cerchiamo di capire, una volta che abbiamo compreso bene la scena, come raccontarla visivamente. Ok? Cercate di fare questo lavoro qua. Non piazzate la macchina presa dove capita. L'inquadratura figa perché, che ne so, inquadro gli occhi verdi dell'attrice o inquadro, che ne so, il pettorale dell'attore perché è bello. Tutto funzionale, secondo me, deve essere la storia, il racconto. Tutto funzionale. L'estetica al servizio, in funzione della storia. Ok? Ora vi faccio vedere la scena di un film, vediamo se lo becco. Dovrebbe stare qui. Crea proprio quei presupposti, alla fine dice, oh, è successo qualcosa, è successo l'evento, no? Certo. Ecco, un regista, tornando alla tua domanda di prima, un regista che molto attento al pubblico, o una produzione che avesse voluto fare qualcosa di più ruffiano, avrebbe ovviamente tutto esplicitato, no? Il coltellaccio da macellaio in mano al serial killer, coltellata nel cuore o bambina sgozzata. Invece in questo caso qua, in maniera elegante, in maniera poetica, in maniera profonda, ho fatto capire delle cose e sono, secondo me, ancora più, mi creano dentro di me ancora più angoscia rispetto al fatto che se avessi visto la bambina sgozzata o la bambina pugnalata. Comunque, diciamo, quello era un po' il periodo anche di Belfagor, quindi sì. La gente su queste... 16 minuti. 13 minuti. Su queste ombre lunghe poi, certo, ci fantasticava. E poi la cosa bella è il fatto che lui abbia sfruttato in tutto e per tutto l'innocenza della bambina. Io il film, certo, non l'ho visto, però forse perché l'assassino ha un volto molto comune, molto, diciamo, rassicurante, che alla fine la bambina si fida dello, certo, stesso maniaco. Tra l'altro Fritz Lang ha fatto un'altra scelta fantastica, perché se vedete il personaggio che fa il mostro, non ha scelto un personaggio con una faccia cattiva, è un pacioccone. Se vedete, purtroppo qua non c'è internet, se vedete l'attore che ha fatto il mostro di Düsseldorf, è un attore normale, cioè non ha una faccia da il classico cattivo, ha scelto una persona pacioccona che però è così bravo che ha fatto diventare in qualche modo comunque... il simbolo del male in qualche modo, tant'è vero che l'attore che faceva M per tutta la sua carriera è stato comunque in qualche modo condizionato da quel personaggio lì, pur essendo un personaggio che, cioè, non parliamo di, che ne so, Robert Englund che fa Nightmare, no? Sì. Che ha una faccia comunque abbastanza cattiva, ma parliamo di un pacioccone, vi ripeto, andate a vederlo su internet, di un personaggio comunque che potrebbe tranquillamente fare parte da buono. Quindi ho capito abbastanza bene, no? Quello che assolutamente è. Sì, assolutamente sì. Un po' come Christoph Waltz, però là c'è la bravura dell'attore, certo, in Bastardi senza gloria, che dice cose oscene, però sempre mantenendo... E di Tarantino che l'ha scovato, perché sì, era il sorriso sulle labbra, no? Dice, certo, che vuole fare fuori mezzo mondo, però alla fine lo dice sempre con... un'aria sorridente, da forza quello che dice, sì, e non lo sostiene anche due tecniche diverse, certo, diciamo, certo, così. Volevi dire qualcosa? Sì, se non erro, l'espressionismo tedesco risale agli anni 20, giusto? Le, sì, avanguardie. Ok, ma siccome il suono è uscito negli anni, più o meno fine anni 20, come mai era sonoro questo film? Ma tu hai visto questo qua non è degli anni 20, adesso non mi ricordo bene la data, mi cogliete veramente impreparato, anche perché con le date sono negato. Annalisa, mi fai un favore, su internet mi cerchi di quando è M il mostro di Düsseldorf? No, perché lei se lo ricorda quando... Ah, ok. Però vediamo un attimo, giusto per sicurezza. Facciamo pausa? Sì, sì, se così. Vedete, facciamo una pausa così controlliamo. Aspetta che sta... Aspetta, il microfono. Il fatto che noi, cioè in quel
con quello che ci fa vedere sia la situazione della bambina la situazione della bambina e il mostro, la situazione della mamma, noi ci ritroviamo fra queste due situazioni, cioè ci ritroviamo in mezzo, sappiamo qualcosa ma non sappiamo tutto, quindi anche quando noi vediamo la mamma noi ci ritroviamo in qualche modo intrappolati, perché la mamma non lo sa, quindi ci sentiamo avanti, diciamo, alla mamma, diciamo, ma certo. La bambina è con quello, però poi non sappiamo nemmeno chi è, perché abbiamo collegato la figura del mostro all'ombra, quindi è come se... Ma infatti tu dici una cosa importantissima. Potrebbe essere una... Non il lo regista so se in questo così, caso qua, cioè... che sta facendo? Sta giocando con lo spettatore, cioè si sta divertendo con lo spettatore. Su che cosa? Su quello che sa e quello che non sa. Gli sta suggerendo delle cose per poi magari negarle, per poi rafforzarle, per poi portarle da un'altra parte, per poi dargli la speranza. Nel momento in cui, facciamo un esempio, quando la mamma sente suonare alla porta, è vero che crea speranza nella mamma, ma anche nello spettatore. Perché anche lo spettatore ha la speranza che alla porta ci sia la bambina. E quindi io regista, sto giocando con lo spettatore. Perché se non creo nello spettatore domande, se non creo in qualche modo attesa o attesa in qualche modo anche tradita, lo spettatore si annoia, se ne va, non mi segue. Invece in qualche modo Fritz Lang ti prende, ti porta da una parte, poi ti nega quello che hai visto, poi ti dà speranza e quindi è un giocare veramente tipo il gatto col topo. Ok? No, facciamo pausa. Sì. Facciamo una pausa e ritorniamo fra un quarto d'ora anche per chi è in diretta streaming. Grazie. Ovviamente fate domande se volete, sfidateci. Siamo tornati in diretta, buon pomeriggio di nuovo e riprendiamo il discorso con Vito Palumbo, l'esperto del, ricordo sempre, per quanto riguarda il seminario dall'idea alla sala e oggi pomeriggio stiamo trattando l'argomento della regia e del linguaggio filmico. Sto imparando, grazie. Allora, siamo arrivati un attimino, abbiamo visto il discorso campo fuori campo e passiamo a soffermarci un attimo di più sull'ambiente. Come dicevo prima, l'ambiente non è un semplice contenitore, non è un qualcosa di puramente estetico, ma è sempre, o dovrebbe essere sempre, funzionale alla storia. L'ambiente può essere di vario tipo, può esserci l'ambiente preso dal reale, dal vivo, l'ambiente parzialmente ricostruito o l'ambiente interamente ricostruito. L'ambiente interamente ricostruito può voler sembrare vero o può essere dichiaratamente finto. Per quanto riguarda il primo tipo, l'ambiente reale, ci viene in mente, ovviamente noi italiani siamo quelli che tutti quanti dovremmo conoscere il concetto di neorealismo, no? I film del dopoguerra, vediamo se c'è qualcosa... Dovrei avere qualcosa, quando cerco qualcosa dovresti sempre intrattenere la platea. E da tanto tempo che ormai circa... Faccio un pezzo del Faust. Del Faust? Ah, certo, ok. Che il tempo cessi di scorrere, che la mezzanotte non giunga più, sole. E guardateli questi film che sono veramente dei capolavori. Quindi è chiaro il discorso dell'ambiente, come, non come contenitore ma come qualcosa di funzionale alla storia? Vediamo adesso il discorso di campi e piani, che è qualcosa che attiene molto molto di più, diciamo che è propriamente registico. Campi e piani. Allora, quando parliamo di campi, intanto parliamo di inquadrature, di tipi di inquadrature. Abbiamo capito che l'inquadratura è una porzione di spazio racchiusa tra quattro lati, in un quadrato, in un rettangolo. Quadrato perché se parliamo ad esempio di primi film del cinema, parliamo di 4/3 come proporzione, quindi di struttura, di formato quasi quadrato, mentre vedete che il cinema moderno invece ha una proporzione tra altezza e larghezza che è di 16:9, quindi un'immagine più panoramica, un'immagine rettangolare, ok?
E quindi una volta che abbiamo capito che l'inquadratura è una porzione di spazio, eccetera, eccetera, cerchiamo di capire quali sono i tipi di inquadrature, ok? Si dividono in campi e piani. I campi sono, si riferiscono all'ambiente, molto di più all'ambiente, mentre man mano che ci avviciniamo, passiamo dall'ambiente al personaggio, alla figura, cominciamo a parlare di piani. Ovviamente adesso vi spiego tutto quanto, sempre con degli esempi. Passiamo dai campi, quindi quelli che delle inquadrature che sono più a favore dell'ambiente, quindi parliamo sempre di proporzione tra ambiente e figura, ok? Passiamo dall'inquadratura che dà il 100% di importanza all'ambiente. Ora devo cercarle sempre, ma dovrebbe essere facile. Storia del cinema, eccole qua, solo che non mi fa vedere l'anteprima. Eccolo qua, il campo lunghissimo, vediamo un attimo, apriamolo, no, eccola qui, campo lunghissimo, come vedete è tutto quanto a favore dell'ambiente, cioè il 100% in questa inquadratura ce l'ha l'ambiente. I campi lunghissimi per esempio erano molto utilizzati nei film western, perché? Perché volevano far vedere questi immensi spazi aperti, queste distese sconfinate del West americano, ok? I fratelli italiani lo usano molto. Stiamo dando importanza all'ambiente, stiamo praticamente ci stiamo occupando solamente di far parlare l'ambiente, 100% in proporzione l'ambiente all'ambiente. Sempre matrimonio, scusate. Passiamo invece, andiamo sempre più verso la figura, passiamo al campo lungo. Vediamo se lo trovo. Questo è un altro campo lunghissimo, abbreviato in CLL, campo lunghissimo. Troverete in sceneggiatura a volte o nel piano delle riprese del regista scritto CLL, che significa campo lunghissimo. Qua basta fare doppio clic, ok. Sempre matrimonio. Vedete come un altro campo lunghissimo, in questo caso c'è qualcosa qui, c'è la figura, però parliamo sempre di proporzione a favore dell'ambiente, quasi completamente a favore dell'ambiente. In questo caso parliamo di 98% di spazio all'ambiente, 2% saranno dei cavalli, boh, non lo so, però 2% dedicato magari al personaggio, ma comunque parliamo di inquadratura sproporzionata a favore dell'ambiente. Sì. Di Carlo Carlei, padre Pio, dovrebbe. Beh, se sei un grande. Vede parecchi film. Potrebbe fare un tipo un quiz a premi. Vediamo se becco un campo lungo. Non sto trovando un campo lungo. Il campo lungo, praticamente, CL abbreviato, il campo lungo non è altro che un qualcosa di un po' meno vasto rispetto al campo lunghissimo. Quindi sempre... se ci fosse, nel caso in cui ci sia la figura, comunque la proporzione è a favore dell'ambiente, ma parliamo comunque di 80% ambiente, 20% figura. Mi viene in mente sempre, ovviamente, il film western, quando magari vediamo dei cavalli, dei cowboy a cavallo, piccoli piccoli, un'inquadratura molto panoramica, e quindi sempre 80% ambiente, 20% figura, 70% ambiente, 30% figura. Andiamo a stringere sul campo, andiamo via via ad avvicinarci a una proporzione più equilibrata tra ambiente e figura, e andiamo a parlare del campo medio che dovrei avere. Eccolo qua, campo medio. Sì, infatti, riprende, sì. Il campo medio, come vedete, ha una proporzione più o meno paritaria, più o meno 50% ambiente, 50% figura. I soggetti sono ben riconoscibili, in questo caso vediamo dei soggetti in figura intera che possiamo già riconoscere. L'ambiente comunque ha uno spazio, però non è come prima, è molto di meno, si va via via sempre più verso la figura, verso il soggetto, quindi 50% e 50% più o meno in questo caso. Andiamo a stringere sempre verso la figura, diciamo che abbiamo
e passiamo ad esempio alla figura intera. La figura intera è un po' un ibrido tra campo medio, sappiate che non c'è una distinzione netta sempre tra le inquadrature, quindi per esempio la figura intera in realtà può essere anche un campo medio, ad esempio quella che abbiamo appena visto, i soggetti comunque hanno ripreso in figura intera. Attenzione, figura intera non vuol dire che il soggetto debba essere in piedi, cioè in piedi ripreso da, ovviamente per intero dai capelli fino dalla testa fino ai piedi, può essere anche disteso. L'importante è che riprendo tutto quanto il soggetto, è chiaro? Quindi in figura intera. Andiamo a stringere verso la figura e andiamo alla mezza figura, dovrebbe essere questa qui, ok, andiamo alla mezza figura o al mezzo busto. Diciamo che ci ricorda un po' e viene molto utilizzato in televisione il mezzo busto, no? Perché ovviamente ad esempio i telegiornali sono interamente fatti con i soggetti ripresi in mezza figura, perché ovviamente non ci interessa vedere i piedi del giornalista che sta leggendo le notizie, che ci danno dalle notizie, ma ci interessa inquadrare al massimo come larghezza in mezza figura fino a diciamo più o meno fino a qui, no? Sopra l'ombelico. In questo caso abbiamo una mezza figura che anche viene chiamata in inglese two shot, viene chiamata in inglese, e dovreste saperlo comunque perché vi capiterà spesso di magari di leggere qualcosa in inglese e di non sapere come si chiamano le inquadrature nella lingua che dovremmo tutti quanti bene o male conoscere. Quindi questo è il campo medio. Poi andiamo a stringere sempre di più e andiamo, se lo trovo, Mezzo busto, mezza figura, come dir si voglia, MBMF, o two shot in inglese. Andiamo a vedere il primo piano. Primo piano, quindi che succede in questo momento qua? Siamo passati dal 100% a favore dell'ambiente, quindi parlavamo di campi, siamo passati a una sproporzione a favore ovviamente del soggetto. Quindi parliamo non più di 100%, 0% o di 80-20, in questo caso parliamo al contrario, 60%, 70% figura, 30%, 20% ambiente. Stiamo dando importanza, molta importanza, all'espressione dell'attore, del personaggio, ok? Questo è un primo piano un po' più, poi il primo piano può essere più largo o più stretto, comunque PP è la l'acronimo, PP, o in inglese, non mi viene in questo momento qua, ve lo dico subito, close up, ok? Abbiamo poi il primissimo piano, abbreviato in PPP. Come vedete andiamo ancora di più sul soggetto, andiamo a concentrarci sullo sguardo del soggetto, abbiamo tirato fuori delle parti del viso che in questo momento qua non vogliamo considerare e ci stiamo soffermando sull'espressione, per esempio, degli occhi del soggetto. Stavo per fare di nuovo ESC con... Poi andiamo, e abbiamo finito con le varie inquadrature, abbiamo il dettaglio e abbiamo il particolare. Sono molto simili come inquadrature, di solito il dettaglio riguarda di più la figura umana, il particolare invece riguarda gli oggetti. Ad esempio, se io inquadro un occhio di Domenico, sto facendo un dettaglio dell'occhio di Domenico, ok? Se invece inquadro il suo orologio, inquadro che ore sono, sto facendo praticamente un particolare dell'orologio di Domenico. Quindi particolare o dettaglio a seconda che stiamo parlando di un individuo o di un oggetto. Ok? Dettaglio, particolare. Qualche domanda? Qualcosa che non è chiaro? Ah, ho dimenticato il piano americano. Il piano americano, vediamo se ce l'ho. Sì, in realtà il piano americano si chiama così, forse tutti quanti lo sapete. Il piano americano si chiama in questo modo perché serviva nei western per inquadrare la pistola, no? Per dare spazio alla pistola, che ovviamente era molto importante nei western. Infatti, se ci fate caso, è rimasta la dicitura piano americano perché l'inquadratura è tagliata in basso, praticamente sopra il ginocchio, dove finiva la pistola. Ovviamente non è che c'è una regola precisa, tagliare a 2 centimetri sopra il ginocchio, e anche, diciamo, si rifà molto anche al nostro gusto, al nostro occhio, però bene o male più o meno è sopra il ginocchio dove finivano le pistole nei film western, per intenderci, ok? Le inquadrature possono essere oggettive o soggettive.
Quando sono soggettive e quando sono oggettive? Sono soggettive quando... Allora, intanto parliamo di punto macchina, un attimo, che è fondamentale, anche se domani lo vedremo nella fattispecie meglio nel montaggio. Quando facciamo l'inquadratura, dobbiamo decidere dove posizionare la macchina presa, che è una scelta ardua. Come dicevo prima, la potrei mettere ovunque la macchina presa, ok? Potrei metterla in 50 miliardi di punti. È come posizionare una palla da biliardo su un tavolo da biliardo. La potrei mettere in punti quasi infiniti, ok? È un po' così anche la macchina presa. Io posso mettere la macchina presa ovunque per riprendere per fare un'inquadratura. Quando è oggettiva l'inquadratura? Quando in qualche modo non è legata a un personaggio, ma è come se fosse l'occhio dell'istanza narrante, ok? Cioè è come se fosse l'occhio di chi racconta la storia. Quando è soggettiva invece l'inquadratura, quando la macchina presa si sostituisce allo sguardo del personaggio. Se io per esempio volessi far vedere Domenico che mi guarda negli occhi, cosa potrei fare? Intanto inquadrerei prima il suo sguardo che guarda fuori campo, ok? Dopodiché potrei mettere la macchina presa al suo posto, proprio tolgo Domenico e metto la macchina presa al posto della sua testa. E io, che sono quello che sta dialogando con lui, guarderei nella macchina presa. In quel caso lo spettatore capirebbe che io sto guardando nella macchina presa per quale motivo? Perché sto guardando negli occhi lui. E quindi è soggettiva perché è lo sguardo che appartiene al personaggio. Non so se è chiaro. L'abbiamo visto prima per esempio nel film, no? Nel film di Fritz Lang. Quando il personaggio guardava fuori campo verso l'orologio. Che cosa ha fatto il regista? Ha inquadrato prima, perché ovviamente è importante, inquadratura oggettiva. La mamma che guarda fuori campo verso l'orologio. Poi che cosa ha fatto il regista? Al posto della mamma ha messo la macchina presa e ha fatto un'inquadratura dal basso verso l'alto sull'orologio. E che cosa ho capito io, spettatore? Che quell'inquadratura è praticamente lo sguardo della mamma che sta guardando l'orologio. Ok? Ovviamente la soggettiva è una cosa molto forte. Per quale motivo? Perché se c'è un personaggio, se c'è un dialogo tra due personaggi e c'è una soggettiva, il partner di chi sta parlando è costretto a guardare in macchina, cioè a guardare nell'ottica, nell'obiettivo. E quindi che succede se guardo nell'obiettivo? Vi ricordate? Lo dicemmo ieri. Che sto infrangendo la famosa quarta parete, cioè facendo capire allo spettatore in qualche modo che c'è una macchina presa, cioè che c'è uno strumento che sta riprendendo. A teatro c'è il monologo, il soliloquio, si guarda spesso l'attore, il personaggio, scusatemi, lo spettatore negli occhi. Nel cinema questo non avviene quasi mai. Lo fa qualche volta Woody Allen, ma è volutamente fatta questa cosa qui. Però sappiate che è una cosa molto forte. Io dico sempre, quando c'è una soggettiva, cioè quando l'attore guarda in macchina e dice qualcosa, lo spettatore si sente osservato. Io immagino sempre lo spettatore che sta mangiando i popcorn e si blocca perché si sente osservato, si ferma un attimo perché gli sembra strano che l'attore sta parlando, il personaggio sta parlando proprio con lui. Cioè provate a fare questa cosa qui, guardate in macchina e parlate, o guardate fuori campo e parlate, e guardate la differenza qual è. Chi sta guardando un video di una persona che parla guardando nell'obiettivo sente che il personaggio sta parlando proprio con te, spettatore. Ed è una cosa molto forte, ok? Quindi soggettiva, oggettiva. Ci sono stati registi che hanno, lo dicevamo anche ieri, registi che hanno capito quali fossero le regole e deliberatamente hanno deciso di ignorarle, anzi di più ancora, di infrangerle. Infrangere per provocazione, infrangere perché per creare un nuovo linguaggio, per sperimentare. Vi faccio vedere per esempio un grande sperimentatore che si è divertito a infrangere le regole, che è Godard, parliamo di Nouvelle Vague. Vi faccio vedere un'inquadratura, guardate un attimo questa cosa, allora, sempre devo cercarla. Ci vuole tanto? No, ci vuole un attimo. Allora, vediamo se è qua, linguaggio filmico, no, sta in stili o scene. Ecco, fino all'ultimo respiro. Guardate questa inquadratura, questa scena più che altro. No, non è questo qui. Che palle. No, sinistra. Ok. Guardate un attimo questa cosa che succede adesso.
personaggio se di non Nao. Mi piace il mare. Avete visto che succede? Guardate. Se non mi piace. Cioè, lui è da solo in macchina, il personaggio di questo film. È solo in macchina e sta guidando. A un certo punto si gira proprio verso la macchina da presa e guardando nell'ottica parla. Guardate come sembra che sta parlando a noi proprio, no? A ognuno di voi sta parlando il personaggio, guardate. Se non mi piace il mare, se non mi piace la montagna, se non mi piace la città, andate a quel paese. In questo caso non parliamo di soggettiva, perché accanto a lui, purtroppo qua non lo vedete, ma accanto a lui, sul sedile accanto al personaggio, non c'è nessuno, è da solo. Quindi non parliamo di dialogo tra due persone, il regista ha fatto la soggettiva del passeggero. No, parliamo di un personaggio solo in macchina che deliberatamente guarda in macchina, guarda nell'ottica e parla. Avete visto come sembra che parla con voi? Sembra che parli con voi il personaggio? Ovviamente è una provocazione, ma è una cosa molto forte, ve lo faccio rivedere. Cioè ci rivela la presenza della macchina da presa e quindi dell'istanza narrante, ci fa capire in qualche modo che questo è un film. Cioè ci sta rivelando il trucco, come posso dirvi. Se non mi piace il mare, se non mi piace la montagna, se non mi piace la città, andate a quel paese. Ok. È chiaro quindi soggettiva, oggettiva, domande? Tu una domanda, cioè, ti vedo che stai... No, va bene. No, nessuna domanda, vuoi fare qualche puntualizzazione su qualche regista? No. Anche qui mi sembra. Guardate anche quest'altra cosa qui, vediamo se è quella che vuoi fare, perché c'è diversa roba di Godard. No, questo qua è sul jump cut, vedremo domani. Ah, torniamo un attimo indietro, parliamo di... in realtà non l'abbiamo detto, mi sa. Abbiamo parlato di luce diffusa, contrastata. Allora, guardiamo un attimo questa scena di Psycho. No, questa è la doccia? No, non volevo fare questo. Questa la vediamo sul montaggio domani. Questo l'avete visto, no? Sì, mi rispondo da solo. Vabbè, se la dico io poi. Non vale. Non vale. Forse è questo qua, vediamo. Visto sì, che ormai avete... Guardiamo un attimo questa scena qui. E cerchiamo di far caso a come il regista, prima vi dicevo, dove mettere la macchina presa. Guardiamo come il regista ha creato praticamente stesso ambiente, stessa stanza, piccola stanzetta di un motel. Ha creato praticamente su due personaggi, una ragazza e il proprietario dell'albergo, del motel, ha creato una differenza di fotografia, di angolazione di ripresa. Per quale motivo? Per delineare due personalità opposte. Cioè versa. Come si chiama questa cosa qui? Quella cosa che dici tu si chiama profondità di campo, è una cosa che avremmo trattato velocemente, ma l'avremmo trattata. Quando io inquadro qualcosa, ovviamente con delle ottiche professionali in particolare, ne parlavamo prima, l'ottica, a seconda del millimetraggio, del tipo di ottica che utilizziamo, ha una profondità di campo. Che cosa vuol dire? Che praticamente ha un a fuoco o non a fuoco. Se io inquadro questo bicchiere qui, no? E lo metto a fuoco, cioè che vuol dire mettere a fuoco? Rendere nitidi i contorni, rendere chiaro l'oggetto, visibile l'oggetto. Se io metto a fuoco il bicchiere, tutto quello che c'è dietro sarà fuori fuoco, ok? Perché sto con un'ottica stretta, perché ovviamente parliamo di un oggetto molto piccolo, quindi per inquadrare questo oggetto qua avrò un'ottica molto stretta, sarò stretto sull'oggetto e tutto quello che c'è dietro sarà fuori fuoco. Più tutto quello che c'è dall'oggetto in poi, dal fuoco, dal punto di fuoco in poi, è la profondità di campo. Nel senso, vi faccio vedere una cosa per capirci un attimino, perché c'è una sequenza che fa capire perfettamente che cos'è la profondità di campo. Guardate questo video. Tratto sempre, guardate, gira e rigira, capitano sempre loro, guardatelo.
Ok, domande su quello che abbiamo visto? Ho chiarito un pochino pochino la tua, il tuo dubbio? Per ciò che riguarda l'oggettiva e la soggettiva, okay. Ultimamente vedremo meglio domani quando vedremo i punti le angolazioni, scavalcamento di campo. Molto diffuso, specialmente nei film più moderni. Anche, detto, non so se è il caso che sia una questione di ripresa oggettiva o oggettiva. Sì. Per esempio, film tipo Rec, per esempio, film horror, non so se spagnolo. Sì, sì, sì. È che in quel caso là si può parlare di soggettiva, o bisogna sempre tenere presente che qualcuno con una telecamera in mano che... Assolutamente però... soggettiva motivata dal fatto che c'è una persona che sta facendo delle riprese, cioè ha una camera in mano, Rec per chi non l'ha visto, c'è tutto quanto visto dal punto di vista di una persona che riprende con una videocamera, e quindi è normale che in quel caso parliamo di soggettiva. Perché è giustificata da che cosa la soggettiva? Dal fatto che sappiamo che c'è una videocamera che sta riprendendo. Tant'è vero che l'immagine è davanti a un filtro che ci ricorda, anche i movimenti sono molto amatoriali, non sono da operatore di cinema, puliti, precisi. È tutto quanto molto macchina a mano, intanto, non macchina sul cavalletto, sul stativo. Macchina a mano, quindi si muove tutto quanto molto, tutto quanto non statico, e capiamo che è motivata la soggettiva dal fatto che c'è qualcuno con una videocamera che sta riprendendo. Ok? Cloverfield è pure un altro... Cloverfield anche, sì, certo. C'è tutto fatto... Cloverfield è tutto fatto dal punto di vista della videocamera che riprende. Ok. Ok. Per tornare un attimino al discorso di... oggi abbiamo detto in sceneggiatura, abbiamo trovato il discorso di off e on... e voice over, vi ricordate? Che differenza c'è tra voice off e voice over? Voice off è quando, abbiamo visto oggi, no? C'è un soggetto che non è inquadrato e parla da fuori campo, ma comunque è nella scena, quindi parliamo di voice off, ok? Parliamo invece di voice over quando è un commento aggiunto in post produzione. Ad esempio, il classico esempio di voice over è il narratore. Il narratore è qualcosa che non è sulla scena, è chiaro? Cioè, c'è lui che sta al tavolo, che sta mangiando, Lorenzo, sta mangiando a un tavolo, e sentiamo la voce di un'altra persona che racconta quello che stiamo vedendo. La persona che sta raccontando non è lì fisicamente, è chiaro? La voce, Lorenzo, non la può ascoltare, non l'ascolta veramente, è aggiunta dopo. Ma Lorenzo, il personaggio di Lorenzo, a tavola che sta mangiando, non la sente quella voce che invece lo spettatore può sentire. Quindi è una voice over, come se fosse aggiunta dopo, ok? Invece off è quando comunque il personaggio, non lo sto inquadrando, ma c'è, e quindi Lorenzo lo sente parlare. Come per il doppiaggio. No, attenzione, il doppiaggio non c'entra nulla. Cioè il doppiaggio è semplicemente un film che in una lingua lo rendo accessibile in un altro paese adattando i dialoghi in quella lingua specifica. Ma comunque tutto quanto, cioè una voice off in un film, se la doppio comunque rimane voice off. Ho capito quello che tu dici, in quel caso aggiungiamo dopo le voci, ma solamente per un discorso pratico, per rendere accessibile in un altro paese il film. Non è una voce che chi sta in scena non riesce ad ascoltare. Cioè, facciamo l'esempio suo, no? Sempre. Lui è a tavola da solo, ok? C'è il narratore che parla in un'altra lingua, e comunque voice over perché non la può ascoltare. Lui è a tavola con un'altra persona che non è inquadrata e sta parlando, è off. Se aggiungo la voce di doppiaggio, non è che diventa over, rimane off ma cambia lingua, ma comunque rimane off. Chiaro? Sì. Vi faccio vedere una cosa molto divertente che vi fa capire bene quello che voglio dire. Tratto da Boris, che vi consiglio sempre di vedere perché è divertente e ci fa capire come funziona un set cinematografico in qualche modo, sempre se lo becco. Allora, intrattieni con le palline. Sì. Montaggio. Purtroppo devo provvedere. Dovrebbe esserci. Non lo so, è solo che non ho le palline, perché con le bottiglie è tutto un problema, diciamo. Con le palline da tennis è più semplice. Mannaggia, ma ce l'ho. Mi ricordavo di averlo portato, perché è molto diverso. Ah, forse è qui. Vediamo un attimo.
Siete stanchi, eh? 6 ore sono tante. Immaginate me che parlo per 6 ore. Dovrebbe essere qui, forse. No. Vado con Elena. Vediamo se è qui, ma non credo. Eccolo. Trovato. Ah, in questo caso qui abbiamo un gioco. Il regista si diverte facendo un gioco con voice off e voice over. Guarda un attimo questa scena tratta da Boris. C'è il ragazzo che vediamo che praticamente è un assistente alla regia, quindi lo schiavetto lo chiamano qui, che sta sul set e sta sognando di essere un domani un grande regista. Ok? Sì. Leggermente lungo, infatti. Ok, vediamo un'ultima cosa, che sono i movimenti di macchina. Siete stanchi, lo so, siamo tutti quanti stanchi. Però vediamo sempre delle immagini, così ci rilassano. Allora, la macchina da presa, quando faccio l'inquadratura, può essere fissa, cioè posso metterla sul cavalletto, su stelle bazooka, e fissarla, cioè statica, inquadratura statica, o posso decidere di farla muovere nello spazio, ok? A seconda di come faccio muovere la macchina da presa nello spazio, ci sono dei movimenti di macchina. Ad esempio, c'è il carrello, che quando faccio scorrere la macchina da presa su dei binari, con una piattina, stella, bazooka, eccetera, faccio scorrere praticamente la macchina da presa sui binari. Il carrello può essere laterale, può essere a precedere e può essere a seguire. Se il personaggio... Mi fai da valletta? Sì. Se il personaggio... Prova a camminare verso la parete, piano piano. Allora, se lui sta... No, verso il fondale. Sì, verso lì, verso la quinta. Se lui sta camminando e io da dietro con la macchina presa lo seguo, questo è un carrello a seguire. Ovviamente io sto fermo, non mi posso alzare che c'è il microfono. Ma se lo seguissi, immaginate, con la macchina presa mentre lui cammina di spalle, sarebbe un carrello a seguire. Ok? Se lui cammina verso di me, girati, cammina verso di me, e io lo precedessi all'indietro, sarebbe un carrello a precedere. Quindi, ripeto, carrello quando c'è la macchina presa montata su binari. Se invece lui sta camminando e io lateralmente, girati di profilo, e io lateralmente lo seguo, questo si chiama carrello laterale. Ok? Poi può essere obliquo, può essere laterale puro, ovviamente non entriamo nei dettagli. Ovviamente posso fare lo stesso movimento con la famosa Steadicam. Finito? Ah, ti puoi sedere. No, ti puoi sedere. Possiamo fare lo stesso movimento anche con la cosiddetta Steadicam. Chi di voi ha mai sentito parlare della Steadicam? La Steadicam è un'invenzione abbastanza moderna che serve praticamente, è un sistema di pesi e contrappesi che serve a rendere una macchina a mano, cioè la macchina presa che non è su uno supporto tipo un carrello o... un supporto diciamo come posso dire, che dà stabilità alla camera, serve a praticamente con questi pesi e contrappesi a fare in modo che non si senta il passo dell'operatore. Se io camminassi con una macchina presa, sentireste il mio passo, no? Sentireste il passo dell'operatore. Se invece monto la macchina presa su una Steadicam, questi pesi e contrappesi vanno a bilanciare il movimento e il movimento diventa fluido, come se proprio stessi camminando senza dare scossoni alla macchina presa. Quindi potrei fare gli stessi movimenti con una Steadicam. Cambia in qualche modo, ma comunque è simile al carrello laterale a precedere o a seguire. Vi faccio vedere un esempio pratico con un'inquadratura tratta da... No, dalla Grande Bellezza. In questo caso qua parliamo anche di piano sequenza, che è quando praticamente abbiamo un variare dei piani all'interno di una stessa inquadratura, cioè tra azione e stop, l'inquadratura diventa altro, cioè parte magari da primo piano, poi diventa, che ne so, una figura intera, poi ovviamente spostandosi nello spazio diventa, che ne so, un piano americano, cioè varia l'inquadratura nell'arco dell'inquadratura, varia l'inquadratura nell'arco del tempo, nella stessa inquadratura però, attenzione, questo è importante. Senza fermarsi. Vediamo un attimo questa cosa. Ok. Rimaniamo sul piano sequenza, vi faccio vedere un piano sequenza fantastico che è tratto da Halloween, ok?
che dovrebbe stare qui, vediamo se, sempre se lo trovo. Devo fare un po' di ordine. Se sono troppi. Se sono troppi. Domande intanto? Molta tecnica, quindi eh sì. Non si può dire nulla. Siete stanchi, eh? No, non si può dire nulla. Eccolo. Sembrerebbe che gioca con i pesi. Non è che gioca con i pesi, ha questo sistema di pesi e contrappesi che rende praticamente, che annulla la camminata dell'operatore. Addirittura io potrei anche correre con la... Immagina, prova a correre con in mano una videocamera, vedi che succede. Viene mal di testa. Con una Steadicam io posso anche correre e tu non noti, non senti il passo, non senti la corsa. L'ha inventata l'operatore che gira per la prima volta con Sylvester Stallone. Rocky. Che si chiama Barrett, come si chiama... come si chiama? Garrett Brown si chiama, bravissimo. Guardate questo fantastico piano sequenza. Piano sequenza di Halloween, Halloween in film di Carpenter, altro genio assoluto, che non solo fa il regista, fa anche il musicista nei suoi film, eccetera, eccetera. Fa lo sceneggiatore, eccetera. Inizio di Halloween, inizio del film. Ora vedrete un piano sequenza che è anche una soggettiva. Fantastico. Sì, c'era una macchina presa montata su un dolly. Ok, vi faccio vedere qualche altro piano sequenza pazzesco. Qualche domanda? Vi faccio vedere qualche altra. Anzi, vediamo qualche altro movimento di macchina. Vediamo questo carrello in avanti. Ragazzi, attenzione, il carrello ha uno scopo preciso. Non è che faccio il carrello perché fa figo mettere i binari per terra e fare il carrello. Il carrello ha un significato. Andiamo sempre sul didascalico, andiamo sulla grammatica del cinema. Se io inquadro lui, no? E mi avvicino con un carrello, che sto facendo? È come se entrassi nel personaggio, entrassi nella sua psiche, esaltassi il suo pensiero in quel momento là. Se mi avvicino, mentre lui sta fermo, mi avvicino a lui. Se mi allontano, mi sto praticamente allontanando anche proprio psicologicamente dal suo punto di vista. Lo sto isolando, lo sto lasciando solo in qualche modo. Guardiamo un attimo questo movimento. E quindi non vanno fatti così a cavolo i movimenti di macchina. Per esempio, il carrello di solito è fatto per scoprire qualcosa, no? È un movimento che parte e scopre qualcosa, rivela qualcosa, il carrello di solito. Come in questo caso, per esempio... che mi sa che l'uomo in più, che è sempre di Sorrentino, che come vedete anche lui, insomma, viene preso in esame. Guardate questo carrello, giornale a coprire un volto, quindi curiosità nello spettatore, chi sarà questo qui? Chi sarà mai? Carrello in avanti. 2,5, Piva, 7, Esposito 4, Riccio 3,5. E scopriamo il volto. Avete fatto caso al movimento dell'attore coordinato con il carrello in avanti? Se ci fate caso è quasi impercettibile. L'attore ha abbassato un pochino il giornale al momento giusto. Ovviamente non è che è un caso. Sicuramente hanno provato la scena e il regista gli ha detto quando sono a questo, a questa distanza lascia un pochino, sposta un pochino il giornale. Ve lo faccio rivedere. È quasi impercettibile. Sì. Ah, c'è il film di Hitchcock che si chiama Nodo alla gola, che in realtà è un finto piano sequenza, perché ci sono dei tagli invisibili. Faccio l'esempio, vado sulla giacca sua, che è nera, lì c'è un taglio, e poi esco dalla giacca e nessuno se ne accorge. Tagli dovuti al fatto che ovviamente le pizze cinematografiche avevano una durata, e quando finivano, non potevano durare di più. Abbiamo finito, mi sa quasi, no? 2 minuti. Vediamo un'ultima cosa fighissima che vi faccio vedere. Chiudiamo in bellezza. Ah, guardiamo questo crane fantastico. Il crane è quando praticamente la macchina presa viene montata, fa un movimento ascensionale verso il basso o verso l'alto. Guardate questo fantastico movimento di macchina. Ah, questo non è fantastico. Però è sempre a scoprire qualcosa, guardate. Sul mondo, su quella città che si è da scoprire qualcosa. Per esempio, quante coppie in questo preciso... Come? Anzi, ragazzi, vi faccio vedere un piano sequenza spettacolare, tratto da Boogie Nights, che è un film che vi consiglio di vedere, di Paul Thomas Anderson, che è un grandissimo regista. Guardate come in questo caso, perché il piano sequenza è difficile? Perché va coordinato tutto quello che accade. Guardate quante cose accadono in questo piano sequenza,
che ovviamente sono coordinate da qualcuno, ci sono decine di prove dietro, perché basta che una, siccome dura del tempo il piano sequenza, dura anche 5, 7 minuti, 10 minuti, che succede se al settimo minuto qualcuno sbaglia? Che devo rifare tutto quanto, e quindi tempo che si perde, soldi che se ne vanno, ecco perché è complicato fare un piano sequenza. Guardate questo piano sequenza spettacolare. E in che senso? Cioè, perché parte dall'alto? È perché era montato su un supporto che faceva fare la macchina presa un movimento ascensionale, e poi ovviamente è diventato un movimento non più ascensionale, ma in avanti, a precedere, a seguire, cioè, poi entra nel locale, quindi c'è l'operatore che è sceso da questa... Ah, c'è l'operatore? Certo, assolutamente. Difficilissimo da coordinare, tutto quanto difficilissimo da coordinare. Ok, grazie da parte mia e lascio la chiusura. Grazie. A Domenico. E volevo salutare tutti quelli che ci hanno seguito in diretta streaming, a voi che ci avete seguito da qui, che è bello grazie. Anche interagire. E domani abbiamo l'ultimo incontro del modulo con Vito Palumbo, dall'Idea alla Sala, e abbiamo domani mattina il montaggio e la post-produzione, uh-huh. E domani pomeriggio invece avremo dalle 14.30 alle 17.30 il mestiere dell'attore cinematografico. Ok, grazie. Sarà mille. Un incontro molto pratico. Molto pratico, quindi dovreste venire per forza, non potete più essere in diretta streaming. Grazie, arrivederci. Grazie.